Buonasera, buonasera a tutti, siamo in diretta. Buonasera, dottoressa Martini. Buonasera, buonasera a tutti. Come stai, Giulia? Mamma Bene, dai. Bene, di corsa, ma ci siamo. mia, veramente, siamo qui che finito col paziente, il colloquio è subito, rientriamo, guarda, veramente. Infatti, scusateci del ritardo, ma Ritardo. siamo qui collegati, insomma, entro le 7 sicuramente finiamo. E ci tenevamo a fare questa diretta sempre con la dottoressa Giulia Martini, psicologa ed esperta proprio in musica nell'ambito terapeutico, proprio perché queste dirette stanno andando benissimo, abbiamo tante richieste di servizi di questo tipo e volevamo così raccontarvi un po' quali sono le varie applicazioni della musica in ambito di terapia. Intanto salutiamo le persone che sono collegate, ci farebbe piacere sapere se si vede bene, se si sente bene e poi ovviamente se avete applicato la musica nella vostra vita nell'ultimo mese, perché mediamente facciamo una diretta al mese proprio sulla musica. Devo dire che la pagina di Brain Care di Facebook è molto attiva perché ci sono tantissime dirette organizzate proprio dal team Brain Care. Beh, in primis appunto la diretta tenuta dalla dottoressa Martini sulla musica in ambito di terapia e poi abbiamo la diretta della dottoressa Grigoli Veronica riguardante i problemi, diciamo gli argomenti della psicologia in generale, della psicologia clinica e come questi ci possono aiutare nella vita di tutti i giorni. E poi abbiamo la diretta, sempre una volta al mese, della dottoressa Maria Bonomo che riguarda la palestra cognitiva. Quindi veramente abbiamo iniziative di ogni tipo. E quindi vi Esatto. invitiamo a essere fedeli alla pagina, di diventare fan attivi, di mettere like, di condividere, perché così la nostra community anche in Brain Care cresce e diciamo si aiuta a vicenda. Bene, bene. Allora, qual è l'argomento di oggi? Raccontaci un attimo il titolo della diretta, Giulia, Sì, che allora così. oggi diciamo che prendendo un po' i suggerimenti che poi ci hanno stati dati nell'ultima diretta, perché noi lo diciamo Esatto. sempre, appunto, se avete dei consigli da darci, degli argomenti che vi possono incuriosire, ben venga perché li accogliamo volentieri. Appunto, si parlava purtroppo un po' di quello che è il tema attuale, appunto, della guerra, e quindi una persona che ci seguiva, appunto, ha affrontato questo tema e ci sembrava, appunto, giusto coglierlo e anche vedere in che modo appunto la musica anche in situazioni molto difficili può aiutare. Ovviamente noi l'abbiamo presa diciamo in un aspetto più ampio, però appunto volevamo vedere quella che era la relazione tra la musica e diciamo il dolore o comunque il lutto, lutto in senso comunque ampio, perché non lutto solo per la perdita di una persona, ma lutto anche può essere proprio tutto quello che determina una separazione, una mancanza, quindi appunto anche la fine di una relazione, un cambio di un lavoro, c'è cioè tutto quello che comunque determina la fine È di qualcosa che non vero, c'è più. E quindi ci piaceva esatto. appunto capire in che modo proprio la musica ci può aiutare in questo senso. Una perdita proprio, Sì. che può essere non solo di una persona cara, ma anche di un punto di riferimento, di un lavoro, di una città e di quant'altro, oppure della nostra serenità. Pensa, Giulia, che ho visto proprio l'altra sera in tutti questi in queste scene che vediamo appunto in telegiornale o in televisione. Ho visto una violinista che a Kiev aveva organizzato proprio una serata molto bella proprio, e ogni sera adesso organizza questi concerti col violino nei bunker sotterranei, perché questo è un modo sicuramente molto utile di aiutare le persone, ognuno con la sua professionalità. Se una violinista può suonare in una situazione di dolore anche collettivo, ben venga, perché penso che anche tutti i film, la filmografia che riguarda anche situazioni di guerra, dove veramente pianisti, per esempio, mi ricordo film dove pianisti aiutavano le persone a sopravvivere meglio quelle che sono situazioni di forte dolore. Quindi è un bellissimo argomento che ci ha suggerito proprio la community e quindi vi ringraziamo per aver condiviso questa necessità. E io lo introduco brevemente, poi lascio la parola all'esperto che è la dottoressa. Lo introduco in questo modo perché direi che il dolore è il dolore in senso ampio, un dolore sia fisico che psichico.
Oggi parleremo soprattutto appunto del lutto, della perdita e quindi del dolore psichico, però devo dire che anche nel dolore fisico la musica aiuta molto a sopportare, diciamo, quelle che sono le fatiche e la fisicità. Infatti l'abbiamo visto anche nella diretta precedente. E poi devo dire anche che nello stesso dolore psichico c'è sempre una componente fisica, perché magari ci arriva un sintomo psicosomatico, e nel dolore fisico c'è sempre una componente, pensiamo a un mal di schiena, una componente psicogena. Quindi è difficile a volte, no? Distinguere all'interno del dolore globale di una persona quanto è di fisico e quanto è di psichico. Quindi io direi di lasciare la parola alla dottoressa, che così ci illumina un pochino su quelli che sono anche le aree corticali, cerebrali del controllo del dolore e come la musica ci può aiutare proprio per, non dico non sentire dolore, ma sicuramente poterlo sopportare con occhi diversi e con sentimenti diversi. Grazie Giulia. Assolutamente, infatti mi ricollego a quello che stava dicendo appunto lei sul, proprio sull'aspetto del dolore, perché appunto è interessante vedere appunto come quello che è il dolore diciamo fisico attiva in realtà le stesse aree che vengono attivate quando appunto c'è un dolore legato invece al lutto. E infatti viene appunto attivata proprio quella che è l'area cingolata dorsale, vediamo che è la stessa area che appunto si attiva sia in un caso che nell'altro. Ovviamente sono due tipi di dolori diversi, perché magari appunto c'è un dolore fisico, però anche il dolore appunto legato al lutto è un dolore diverso, però comunque crea diciamo un disagio, una difficoltà, e quindi è interessante sicuramente vedere come si vadano ad attivare tutti entrambi questi, cioè la stessa area per due aspetti diciamo diversi che comunque sono uniti tra di loro. E quello che secondo me è appunto interessante è vedere in che modo poi la musica ci può aiutare, e il tipo di terapia che viene utilizzata in questo caso è proprio, viene definita song therapy. E praticamente che può essere diciamo fatto singolarmente o in gruppo, però diciamo che quello che si propone di fare alla persona che in quel momento sta vivendo un dolore per una perdita, o come dicevamo anche prima, per la fine di qualcosa, quindi per una separazione, un cambiamento di lavoro, è quello appunto di proporgli di pensare ad una canzone o comunque una musica che in qualche modo gli ricorda, vabbè, o quella persona o quell'evento, perché diciamo che ricollegarsi a quel momento, comunque rivivere quella sensazione, diciamo lo porta a fare riemergere tutta comunque una serie di emozioni, di stati d'animo che lo portano poi comunque a rielaborare pian piano quello che è il suo dolore, quello che è il suo malessere, insomma. E anzi, questo, il fatto di far venire fuori anche quel senso comunque di malinconia, di tristezza, è proprio anche un modo per riuscire a rielaborare quello che è il proprio lutto, quello che è il proprio dolore, attraverso appunto l'utilizzo della musica. E quindi diciamo che sì, è l'arte come appunto terapia, quindi come aiuto per poter superare il dolore. Certo, e poi mi viene in mente anche questo, perché è vero che andiamo a rimembrare in modo nostalgico dolori passati e cerchiamo di elaborarli, come tu giustamente dicevi, essendo psicologa lavori proprio nell'elaborazione, ecco, del dolore e del lutto. Talvolta poi la musica ci permette anche di accedere invece a emozioni positive, che quindi ci danno quelle emozioni che dovrebbero contrastare proprio il dolore, quindi magari alternare, no, fasi di dolore di musica nostalgica che ci porta a queste emozioni negative, anche a musica che invece ti dà una gioia, una speranza, una sorta di spensieratezza fanciullesca, no? Che talvolta abbiamo bisogno un po' così di essere leggeri, no? C'è una canzone che sentite, la propria musica, canzone sì. Leggerissima, musica leggerissima. Musica leggera, sì, una cosa leggerissima, mi pare, sì. E in effetti, a volte quei tormentoni, no, dell'estate, quelle cose un po' così, un po' facili, però sono utili anche per allentare un po' la tensione, no? Per
e per portarci verso situazioni di appunto spensieratezza, quindi emozioni positive leggere, ecco, però abbiamo bisogno di entrambi, perché dobbiamo uscire dal dolore per poi ritemprarci un po' con emozioni positive. Bene, allora a questo punto ti faccio una domanda io, perché mi viene una domanda, ma questo tipo di terapia, no? Che dici, la song therapy, hai detto si può fare sia individualmente che in gruppo, ma cos'è meglio, come farla? Ci sono indicazioni particolari quando farla più individualmente, più in gruppo? Che cosa suggerisci o qual è la tua esperienza, ecco, su questo? Sì, allora diciamo che allora, può essere utile in entrambi i casi, però anche forse farlo in gruppo in certi casi può essere utile o più, diciamo, portare più vantaggi, nel senso che nel momento in cui magari la persona diciamo condivide quella che è la sua, cioè propone una canzone, e quindi dopo riemergono anche comunque quelli che sono dei sentimenti o, al momento ovviamente di tristezza, condividerlo comunque con un gruppo, vedere anche quali possono essere delle esperienze comuni, sicuramente può essere molto d'aiuto, anche perché le terapie, diciamo, di gruppo in alcuni casi possono essere molto efficaci, proprio perché magari la persona ha bisogno in quel momento di un sostegno, di una condivisione, anche forse percepire di non essere da soli in quel momento, cioè di avere comunque più persone che in quel momento o in momenti passati hanno vissuto un'esperienza simile alla tua, sicuramente può essere molto d'aiuto, può far sentire meno soli, anche perché poi nel momento in cui una persona vive una perdita di qualsiasi tipo, diciamo che la sensazione generale che si ha è proprio quello di sentirsi da soli, perché comunque si sente che ci manca qualcosa, o comunque abbiamo quella sensazione di percepire che agli altri va tutto molto bene, a noi va tutto molto male, no? Anche se poi non è così, no? Però la nostra mente è focalizzata un po' a tunnel in quel momento, quindi vede soltanto quella cosa lì, vede soltanto il suo problema e pensa che il proprio problema sia unico, gigante. Invece comunque avere la percezione di non essere da soli e comunque di condividere in quel momento un dolore comune o comunque un'esperienza comune può essere molto di aiuto, quindi proprio anche nel momento in cui l'ascolto della musica fa riemergere dei sentimenti o dei ricordi che per quella persona sono difficili, avere qualcuno che lo sostiene o comunque gli dice è successo anche a me, o comunque gli porta la sua esperienza e anche come l'ha affrontata, sicuramente può essere più utile, soprattutto nelle fasi iniziali, rispetto magari alla terapia, diciamo, paziente-terapeuta, perché ovviamente il terapeuta si è formato per sostenerlo, per accogliere il suo dolore, però comunque manca l'aspetto magari del condividere poi l'esperienza dell'altro, no? E quindi forse la terapia di gruppo in questo caso può essere molto, molto utile, molto efficace. Certo. Magari tutte e due, entrambe possono essere utili, cosa dici? Sì, tutte e due ovviamente, però in fasi alterne, in momenti diversi. Sì, poi esatto, poi dipende anche dal tipo di paziente, nel senso che poi c'è anche chi non è disposto a voler fare la terapia di gruppo, perché magari dice no, voglio che questo mio dolore sia esatto, però diciamo che forse la terapia di gruppo può anche aiutare in questa fase. Certo. E perché la musica si differenzia rispetto alle altre terapie che noi conosciamo, quindi la classica psicoterapia, poi con ovviamente vari tipi di approccio a seconda delle diverse scuole dello psicoterapeuta per l'elaborazione del lutto? Come fa la musica ad aiutare o a essere insieme alle psicoterapie classiche, diciamo, come può essere di supporto, di aiuto? Che cosa ha in più rispetto alla psicoterapia classica? Allora, diciamo che rispetto alla psicoterapia classica diciamo, fa emergere anche tutto quello che è prima di tutto l'aspetto verbale, cioè tutto quello che è più profondo, forse anche fa emergere anche emozioni o sensazioni che forse si fa anche fatica in alcuni casi a riuscire a verbalizzare, a dire all'altro, forse sono anche delle cose che vengono proprio più spontanee, che riesci a controllare molto, molto meno, perché mi viene da dire anche normalmente, no, ascoltando una canzone
canzone, una musica. Ci può capitare che all'improvviso magari ci susciti qualcosa, un momento di pianto, una commozione, e sono cose che non riusciamo a controllare, che non riusciamo a gestire. Quindi proprio il fatto, cioè, utilizzare la musica a modo proprio per anche andare proprio più nel profondo, per diciamo per prendere tutte quelle parti che forse con una terapia appunto classica, un altro tipo di psicoterapia, si farebbe più fatica a raggiungere così velocemente, o comunque si farebbe più fatica ad andare più nel profondo. E quindi in questo la musica sicuramente può aiutare, cioè rende forse la cosa ancora più spontanea, più diciamo meno controllata, che forse certo, è quello certo, che ma infatti è proprio così, accede a corde un po' diciamo difficili da raggiungere col pensiero, con le parole, quello che è l'approccio che normalmente abbiamo con lo psicoterapeuta, perché quando andiamo dallo psicoterapeuta normalmente parliamo, ci liberiamo, magari piangiamo anche, però lo psicoterapeuta ha come approccio quello della parola, ecco, difficilmente altri approcci, se non magari col biofeedback, che potrebbe rilevare qualche diciamo parametro vitale, quindi la contrattura dei muscoli, la frequenza cardiaca, però è una rilevazione. Viceversa, la musica è un qualcosa che l'operatore, che il terapeuta può proprio, non dico somministrare come un farmaco, ma comunque può proporre proprio per potersi aiutare nell'accedere alle corde più, diciamo, dico corde apposta perché sembra quasi uno strumento musicale da suonare, la mente umana, l'anima umana, ma proprio per accedere più in profondità. E guarda, mentre parlavi mi è venuto proprio in mente che avevo una frase, proprio quando hai detto che la musica va proprio nel profondo, vai passando un po' la mente, la razionalità, ed è una frase bellissima di Leibniz, che poi dopo ti giro ovviamente, perché dopo la metti magari nel titolo della diretta, adesso la copio subito. La musica è il piacere che la mente umana prova quando conta, senza essere conscia di contare. Cioè, è proprio esatto, no? Sì. Ed è proprio quello che dicevi tu giustamente, no? Il controllo. Fai senza pensarci. Esatto, sì, questo ripeto succede, vabbè, ovviamente nel caso della questa sound therapy ovviamente è fatto apposta, no, per creare questo, però ripeto anche nella vita quotidiana può capitare, appunto, ripeto, che sentendo una musica, un suono, creano delle sensazioni che non credevamo si potessero creare, no? E quindi è proprio perché arriva subito, cioè tocca, come ha detto lei, delle corde che magari non pensava di avere, o comunque dei punti un po' scoperti che uno magari facendo psicoterapia fa magari fatica ad arrivarci subito, perché proprio verbalizzare quello che si sente è molto più difficile, mentre la musica va diretta e quindi non serve neanche verbalizzarlo, hai subito la reazione. A volte ci sorprende, no? Perché magari siamo tranquilli, sereni, lì che stiamo pensando alle nostre cose, però senza tanto, dolore, però la musica poi ci fa accedere a dei dolori magari sopiti che non sapevamo di avere, e anche pensieri nostalgici, o durante un film, o mentre all'improvviso ci prende la radio e ci fa venire, a me è capitato, ci fa proprio piangere, proprio per l'emozione, che a volte è positiva per la bellezza, ma a volte è proprio nostalgica, come dicevi tu, perché ci fa intristire, ci fa pensare a qualcosa che abbiamo vissuto in passato. E quindi proprio ci sorprende, la musica, ecco, ci sorprende, ecco, devo dire che ci coglie di sorpresa, questo è un aspetto, accidenti, no? Che io pianto, no? Sì, esatto, quando uno dice no, non devo commuovermi, eppure sì, esatto, poi succede. Però cioè, questo fa un po' parte di tutto quello che è la funzione, di tutta quella che è l'arte, no? Anche perché anche quando uno va a vedere magari un balletto, che c'è sempre comunque della musica sotto, però vedere magari anche un tipo di danza, un ballo, cioè porta, attiva delle corde appunto diverse, proprio dei punti diversi. Sì, è proprio così. Importanti e non meno profondi. È vero, è vero. Pensa che meraviglia, pensa che
Infatti io diciamo, sono molto attratta da questi personaggi, sia che sono compositori che quindi compongono musica anche adesso, contemporanei magari, ma anche semplicemente a coloro che riescono a suonare uno strumento, semplicemente, che già è tantissimo, ma anche coloro che sanno suonare uno strumento, perché hanno un'arma potentissima e ci possono, diciamo, convincere o far cambiare di umore. Quindi, sono molto attratta dalle persone che sanno suonare uno strumento, perché proprio sono proprio stupita, ecco. Non posso dire che è un'invidia, una sana invidia, ecco, diciamo Sì, così, è però sono vero, proprio affabulata da loro, ecco, è vero. sì. Io anche dalle persone che sanno cantare molto bene, anche i Ah, cantanti. Vabbè, perché cioè, loro hanno un gran potere, perché appunto loro con la loro musica, con esatto. la loro voce riescono comunque a far commuovere, a muovere sentimenti. Certo, Cioè, quindi sì. io sono affascinata anche da questo, cioè da chi è Giusto, capace giusto. di emozionare con la propria voce. Pensa a quanti strumenti musicali, a quale strumento musicale potentissimo abbiamo, che sono le Voce. nostre corde Eh vocali, sì, e quindi infatti. essere intonata. Tu come sei? Sei intonata, Giulia? No, diciamo che non mi definisco super stonata, però insomma non è che proprio ho una grande tonalità. Dovrei fare dei corsi È di vero, sì, come canto. si fanno i corsi di dizione, così potresti fare un corso di Sì, mi canto. sarei curiosa di farlo per capire se Eh sì, è effettivamente si può migliorare. Cioè, certo. ovviamente penso che uno debba avere un minimo di base, perché se no, insomma, sei proprio stonato, stonato, anche perché è tutta una questione di come anche di corde vocali, di come si Certo, sprofinano tra di loro. Quindi, insomma, però, respirazione esatto, anche, esatto, l'ispirazione, però sarei allargamento delle curiosa di corde. vedere. Incuriosirebbe. Bene, allora vediamo se ci sono domande, se ci sono osservazioni, ci farebbe veramente piacere poter rispondere anche a vostra curiosità. Intanto potremmo anche noi fare una domanda. Noi abbiamo chiesto, abbiamo così parlato di che cosa ci fa emozionare e quali sono le canzoni che ci fanno più. Ecco, magari la domanda che posso fare all'uditorio è: qual è la canzone che più vi fa emozionare, oppure la situazione più di sorpresa in cui siete stati proprio sorpresi dalla musica che vi ha fatto emozionare quando non volevate, ecco. Per esempio i matrimoni, no? I matrimoni sono una di quelle occasioni Vabbè, in quello. cui ce Il ne matrimonio. ricordiamo uno, vero Giulia? Sì, E tra l'altro quest'anno c'è anche il tuo. esatto, quindi devo, io farò fatica lì a non Eh emozionarmi, beh, almeno. insomma, dai, poi piangeremo tutti, esatto. Ecco. Di felicità, quindi va bene, dai. Sì, dai, ci sta, ci sta. Esatto. Bene, sicuramente sono quelle situazioni in cui poi appunto un po' in gruppo si condivide anche l'emozione positiva in questo caso, e la musica sicuramente ci porta, no? Perché la marcia nuziale o altre musiche che si scelgono sicuramente sono molto portatrici di forti emozioni. Beh, allora vediamo se ci sono domande, osservazioni, voglia di condividere. Sappiate che comunque le domande che potete porre alla dottoressa Martini, esperta di musica in terapia, la dottoressa può rispondere anche successivamente, perché noi salviamo la diretta e quindi viene registrata e salvata su questa pagina, quindi anche se ve la perdete la potete rivedere dopo e potete soprattutto fare domande successivamente. La prossima diretta quando è, Giulia? Raccontaci Allora, un la prossima po'. diretta è il giovedì 14 aprile, quindi Benissimo, tra più quindi o meno un mese pre-pasquale, e mezzo, esatto, diciamo, pre-pasquale. esatto, Tra quindi l'altro, ci parlando saremo. adesso appunto di musica, emozioni, no? Perché si pensa che più o meno a tutti la musica susciti qualcosa, però secondo me sarebbe curioso anche affrontare il tema di chi invece non prova niente quando È ascolta la musica, vero. perché c'è anche chi appunto di fronte alla musica non sente niente, Io comunque non. conosco due persone. Allora, sono Sì. tutte e due imprenditori. Non so se l'essere imprenditore porti a questo, però non lo so. Oppure magari essere amusici porta a essere Esatto. imprenditori, non lo so. Non so. Comunque due imprenditori, uno è mio paziente, uno invece è una persona molto cara, a me vicina. Devo dire che in effetti proprio mi raccontano che, soprattutto la loro moglie mi racconta che loro si emozionano tantissimo, le mogli, invece i mariti nessuno dei due. E quindi è proprio una patologia, vero, quasi, la Sì, musia. perché effettivamente, cioè, perché ripeto, si dà per scontato forse che per una canzone o per un'altra o per un genere o un altro, comunque la musica susciti qualcosa a tutti, però effettivamente magari un gruppo piccolo di persone, perché magari è la minoranza, però ci sono appunto delle persone che proprio non
non sentono le emozioni che trasmette la musica, cioè è un suono, non come qualcosa che effettivamente entra o che suscita qualcosa. Quindi penso che proprio in contrasto a quello che stiamo dicendo stasera, o di quello che abbiamo sempre detto poi in tutte le dirette, penso che sarebbe interessante anche affrontare questo argomento, anche per vedere in che modo magari si potrebbe aiutare. Mi sembra un argomento molto interessante, anche perché tra l'altro è un po', potremmo fare una palestra emozionale, no? Esatto. Per la musica, attraverso la musica vedere come la persona possa accedere anche attraverso forme leggere, delicate, perché la musica la ritengo delicata, no? In entrambe le persone che ti raccontavo, che vi raccontavo, in effetti sono persone che hanno bisogno di emozioni forti, di adrenalina, quelle situazioni, hai capito, proprio di adrenalina nello sport o di adrenalina anche nel loro lavoro quotidiano, proprio in azienda. E quindi probabilmente abituati tanto agli scossoni, non so come dire, sportivi o aziendali, probabilmente la musica è troppo delicata. Però potremmo cominciare con della musica tosta, perché ce n'è di musica tosta che in qualche modo... Potremmo cominciare con del rock scatenato, non lo so Giulia. Ci inventiamo qualcosa, però dopo da lì potrebbe anche essere interessante capire come aiutare queste persone appunto a sentirla questa musica, perché deve essere appunto anche una sensazione strana, perché uno dice com'è possibile, quindi secondo me è interessante anche affrontare il rovescio della medaglia, diciamo. Esatto, quindi andremo ad affrontare un pochino la prossima volta la musia, la difficoltà di diciamo provare emozione attraverso la musica, vedremo un po' di letteratura scientifica come sempre la dottoressa ci porta, e poi anche magari daremo anche qualche consiglio dalla prossima volta di come poterci godere le emozioni della musica anche se siamo un pochino più freddi degli altri. Esatto. Bene, allora che dire, io ci salutiamo e ci diamo appuntamento tra quasi un mese, diciamo la data è quella, è pasquale. Esatto, ma vi manderemo tutte le news, i post su Facebook, quindi vi terremo aggiornati, basta che voi andiate sempre sulla pagina Brain Care di Facebook, sarete sempre aggiornati e seguite tutte le dirette, mi raccomando, se ne avete perse alcune andatele a rivedere. E quindi Giulia, grazie mille. Grazie a lei, grazie a tutti per averci ascoltato e quindi ci vediamo il 14 aprile. Buona serata. Buona serata.